Allora, benvenuti alla nuova canonica del Salotto Monogatari. Oggi due film che sono attualmente al cinema, almeno ci auguriamo ci siano ancora, almeno uno. Uno c'è sicuramente, che è Dune 2, Dune parte 2 di Denis Villeneuve, e c'è sicuramente perché, insomma, è Dune. Mentre l'altro è All of Us Strangers, uscito col titolo di Estranei in Italia, di Andrew Haig, che dopo il passaggio a Toronto credo sia, no, sono sicuro, è passato alla Festa del Cinema di Roma e adesso è arrivato finalmente nelle sale. E partiamo direttamente da Andrew Haig. Partirei proprio da un attimo dal guardare alla carriera di Andrew Haig, in particolare quella cinematografica, perché ha lavorato a dei cortometraggi, ha lavorato, se non mi sbaglio, in televisione. Ma i suoi lavori di primo piano sono chiaramente i lungometraggi, quindi Weekend, 45 Years, Lean on Pete e adesso All of Us Strangers. Questo film, che è tratto da un romanzo giapponese di cui non ricordo l'autore, se volete cercarlo nel frattempo, i miei due salottieri preferiti possono in caso rendicontarlo. Comunque il titolo del romanzo è evidentemente strano, e aveva già ispirato The Discarnates di Obayashi alla fine degli anni Ottanta. Ovviamente non ha nulla di obayashiano il film di Andrew Haig, perché Andrew Haig ha fatto soprattutto una sorta di remake, versione cosmica, è, diciamo, magniloquente del suo piccolo e bellissimo Weekend, che è il suo film migliore, secondo me, al momento, che era il suo esordio, e che è uno di quei film che hanno avuto successo grazie al passaparola, grazie alla riedizione ai cinema dopo il successo di 45 anni, che invece era il film con Charlotte Rampling. All of Us Strangers parla appunto della vita di un uomo interpretato da Andrew Scott, che vive in questo palazzo da solo, insieme a solo un altro inquilino che vive a molti piani sotto di lui. E i due si incontrano e iniziano questa storia d'amore, che sono Andrew Scott e Paul Mescal. I due iniziano una storia d'amore che si intreccia inevitabilmente con gli affari privati e la vita privata familiare di Andrew Scott, appunto, a cui sono morti i genitori, che sono Jamie Bell e Claire Foy. Sono tutti molto bravi gli attori, onestamente, cioè c'è un gran professionalismo in questo film, pur non essendo affatto un film accademico. Insomma, ha un grande carisma registico, allo stesso tempo dà molto spazio ad attori, appunto, molto molto bravi e molto molto carismatici per conto loro, ma le due cose non si scontrano mai, ecco, già questo lo dico. Ecco, lui ha perso i genitori, ma li rincontra sotto forma di fantasmi, tramite appunto questi sogni, questi momenti in cui lui rivive pezzi della sua infanzia e della sua adolescenza, e ci fa pace. Anche e soprattutto a proposito del suo coming out, che non aveva mai fatto con i genitori, e si concede di farlo con loro, anche se dopo morti, quindi è evidentemente un film di fantasmi. Io, molto semplicemente, davvero, le mie esitazioni sul film riguardano, è sicuramente sbagliato come approccio critico, ma riguardano il mio confronto con Weekend, nel senso che davvero i film sono molto simili. I due personaggi sono molto simili, se non che All of Us Strangers è molto più incentrato su Andrew Scott. Entrambi i protagonisti dei due film appunto, vivono in maniera conflittuale il proprio coming out. Come dire, il loro rapporto con il mondo circostante, con la metropoli, o comunque con la città. In Weekend era Nottingham, qui siamo in una città che adesso non voglio dire cavolate, però non è certamente Nottingham. Comunque il punto è che anche in Weekend c'era questo enorme palazzo nella periferia di Nottingham, che
seconda delle scelte e delle inquadrature sui campi larghi era più o meno imponente sulla città, su una città che era invece tipicamente britannica, quindi tutte casette basse, tutte uguali. Appunto, in entrambi i film la solitudine metropolitana diventa occasione di, come dire, combattere contro una condizione esistenziale a cui costringe la metropoli, quindi appunto per l'appunto la solitudine, e invece la possibilità di, come dire, affermare se stessi, ancora una volta come atto estremamente, come dire, singolare, come atto estremamente, non voglio dire ego riferito perché sembra brutto, però è proprio l'idea di una figura che si innalzi e assurga alla propria dignità, ok? Alla dignità di quello che è e quello che semplicemente vuole essere. E quindi, diciamo, Andrew Haig è davvero uno che, pur parlando di un argomento, per fortuna, molto molto discusso nel cinema contemporaneo, quale appunto il coming out e tutti i problemi sociali e psicologici che ne derivano a causa di ovvi motivi, comunque è quello che si distingue perché dà a quest'evento il carattere profondo, in qualche modo esistenziale e in un certo senso anche filosofico, che si merita pur in contesti di film classicamente drammatici. Dopo aver sproloquiato, lascerei a Paolo la parola. No, allora, comincio col dire che sono d'accordissimo sulla definizione di film di fantasmi, perché è chiaramente e indubbiamente vero. Noi non sappiamo nemmeno se i due, poi vabbè, i più amanti delle teorie da internet e queste robe qua, lo sapranno dire meglio o peggio di noi. Spero peggio e non meglio, perché sennò è un problema. Noi non sappiamo nemmeno se, diciamo, Andrew Scott e Paul Mescal siano effettivamente dei fantasmi o meno. C'è un po' questa confusione dal punto di vista narrativo, che chiaramente non è una confusione non voluta, sbagliata, sgraziata, goffa, ma è una confusione data dal fatto che tutto il piano di visione che stiamo che vediamo è una sorta di zona, non lo so, liminale, perché gli eventi narrativi si intrecciano l'uno con l'altro, più che intrecciano, direi che si inscatolano, ecco, l'uno con l'altro, a mo' di scatola cinese. E in tutto questo c'è questa una metabolizzazione di un dramma, che il protagonista chiaramente non ha mai metabolizzato, se non verso le battute finali verso le battute finali del film, ma vediamo che lo stesso dramma lo sta vivendo anche l'attore, anche il personaggio interpretato da Paul Mescal. C'ha dei traumi che, gioco forza, sono simili, ma anche come personaggi sono molto più simili di quello che sembra, anche se caratterialmente sono agli antipodi. Quasi sembra che i due giochino allo specchio, no? Questo qua è un film che allo stesso tempo sia un film di fantasmi, perché i corpi proprio dei protagonisti, ma anche il cemento, il ferro, le strutture delle case sono appunto fantasmatiche, etere, sembrano quasi non avere consistenza, ma sia un film incredibile, perché allo stesso tempo toglie consistenza ai corpi, quindi al concreto, ai fisici, ma dona consistenza alla memoria. La memoria in questo film ha un luogo vero e proprio, che è la casetta d'infanzia dell'attore protagonista, di Andrew Scott. Spoiler, avverto spoiler, avete qualche secondo di tempo per mettere pausa. Per chi ascolta il salotto per la prima volta, noi siamo spoiler free, quindi non ci rompete i cosiddetti. Andrew Scott accompagna Paul Mescal nella sua casa d'infanzia per fargli conoscere i propri genitori, e assistiamo a quello che per me è uno dei campi controcampi più horror, probabilmente, degli ultimi 5-6 mesi, dell'ultimo anno, insomma, giusto per non fare quello di esagerato, degli ultimi 30 anni, degli ultimi tempi.
in questo campo contro campo, dove la presenza dei genitori prima c'è, poi non c'è, e dona al film anche quella patina horror, no? Sembra quasi di Others a conti fatti, quindi hai ragione quando parlavi di fantasmi prima. Però è interessante il fatto che la memoria in questo film abbia un luogo, e nel momento in cui la memoria del protagonista acquista una consapevolezza diversa in termini narrativi, perché il protagonista metabolizza il proprio trauma, accetta la sua vita per quella che è, lui vede casa sua che non è più casa di un tempo, ma è una casa ormai abbandonata, ormai malandata e quant'altro. Però è un film che, devo dire, nonostante abbondino i primi piani, ci sono dei primi piani che sembrano essere, come dire, ecco, restituiscono proprio quella sensazione che dicevo prima di etereo. I primi piani dei protagonisti spesso e volentieri sono accompagnati da delle dissolvenze che non lasciano proprio spazio allo spettatore di fare, come dire, di fare del cinema del dolore, no? Di scavare nei tratti somatici degli attori il dolore che stanno provando in quel momento. No, nel momento in cui c'è un primo piano, spesso e volentieri c'è subito dopo una dissolvenza che poi porta ad un cambio paesaggio, ad un cambio scena, ad un cambio personaggio. E questa cosa, secondo me, aiuta proprio a rendere etereo è una delle tante componenti che aiutano a rendere eterei i corpi dei protagonisti. Li rende quasi, non lo so, la dissolvenza li rende quasi gassosi, vorrei dire, l'unico termine che mi viene in mente. E fantasmatici. Sì, c'è la mitica sequenza appunto della disco e di loro che si drogano. In cui questa cosa che dice Paolo è particolarmente vera e anche debilitante, cioè disorientante, volevo dire, rispetto al resto del regime del film, che pure fa questa operazione, ma di solito in maniera più sottile. In realtà approfitterei di una cosa che hai detto per chiarire, perché appunto l'unica cosa su cui mi sento di dire, però appunto riallerto nuovamente spoiler, è rispetto al fatto che entrambi potrebbero essere fantasmi. In realtà, tenendoci alla trama, uno dei due lo è chiaramente, perché succede una cosa, un plot twist, in cui c'è diciamo una confessione di non essere vivo. Però qual è il punto? Che effettivamente anche l'altro personaggio, proprio perché diventa l'unico essere vivente del film, rivela una sua solitudine cosmica assoluta, che in qualche modo lo rende a sua volta un fantasma, proprio perché è la condizione metropolitana che fa oscillare fra la vita e la morte. E quindi in realtà, appunto, la definizione di Paolo è sia giusta che sbagliata contemporaneamente, anche quella minimale. Ed è un po' anche il mio problema col film, in realtà, perché in realtà prima sproloquendo non ho detto il perché io ho delle riserve, specialmente rispetto a Weekend, proprio perché lui giustamente decide di fare un film più spettacolare di Weekend, che era un film molto, molto realista, molto col plumbeo del Regno Unito, diciamo, accuratamente riportato nella palette, come dicono i fetish framist, mentre nel caso di All of Us Strangers abbiamo una quantità di colori e di tonalità e di punto cromie molto forti e molto variegate, ecco. Se vogliamo, c'è un po' di c'è il viola e l'arancione che prevalgono. Non lo dico per così per scherzare, ma perché effettivamente è un film molto più da questo punto di vista diretto e non ho trovato particolarmente opportuno proprio la scelta del plot twist. Paolo dice The Others. Interessante perché The Others è un film che si legge quasi unicamente sul plot twist, oltre che su un po' di atmosfere più o meno riuscite. All of Us Strangers è un film che si basa sulle atmosfere e improvvisamente ti rivela che vuole farti il plot twist. E questa cosa è come se il film non ci preparasse, è come se ci facesse arrivare
a un trauma che a quel punto è accanimento, perché hai fatto un film tutto sulla soluzione di un trauma e alla fine appena lo stai risolvendo e lui riesce forse a congedarsi dal fantasma dei genitori, gli fai beccare un altro trauma. E, come dire, sembra veramente una sorta di sadica, di sadico tentativo di mettere alla prova il protagonista però appunto forse proprio perché rimane solo, diventa della stessa consistenza dei fantasmi, quindi forse è quella alla fine la chiave, soltanto che mi sembra che il film proprio nel suo regime narrativo non prepari a questo tipo di scarto, lo faccia troppo violentemente, non tanto perché mi dispiace per il protagonista che sembra così, detto così, quanto proprio come tenuta narrativa, come mia credibilità rispetto alle cose, alle forme del film. E quindi, come dire, questa cosa mi ha un pochino disturbato. Però il finale è bellissimo, in generale, ecco, è giusto anche che, cioè concettualmente capisco anche che Haig decida di usare delle scelte spettacolari, spiccatamente spettacolari rispetto a Weekend, che mi piace di più, però è un film meno cosmico, è più umano, è più al livello dei corpi umani, mentre i due protagonisti qua sembrano quasi appunto volare in certe circostanze, non so come c'è un Sì. un carattere etereo, come dice Paolo. Ma anche il lavoro di spettacolarizzazione di atmosfere di cui tu facevi menzione è verissimo. La Londra che si vede dalle sue vetrate è di una bellezza abbacinante, quasi non sembra appartenerle. Non che Londra non sia una bella città, una bellissima città, ma sembra essere, non so, una cittadina che geograficamente non si trova in quel posto, ma si trova tipo in Nord America, che si affaccia sui Caraibi, sulle Hawaii. Sembra essere una Londra che non appartiene nemmeno a quell'emisfero proprio, a quel pezzo di terra. Non lo so. Sì. Sì, È rarefatta anche la città, e quindi questo è. è chiaramente un film sulla decontestualizzazione onirica, ecco, di qualsiasi cosa concreta, Abbiamo soltanto risolto. che questo sogno a volte appunto è vitalizzante, a volte è mortuario, a volte è accogliente, a volte è straniante. In questo spettro il film si muove, a volte passa in maniera fluida da queste varie possibilità, a volte ci passa in maniera netta. Insomma, è materia narrativa o antinarrativa molto rovente, cioè indubbiamente è un buon lavoro proprio per la densità del film, quindi il salotto approva comunque. Quindi se vogliono contattarci i distributori, noi mettiamo il nostro bollino sulla locandina del film. Estranei risolto. Risolto. Non più tanto estraneo il film. E passerei Esatto. a un altro film, all'altro film della canonica, nella misura in cui più che estranei lì ci sono degli stranieri, ma sì, ho inventato ora questa connessione per parlare di Dune parte 2, che evidentemente sul confronto fra non solo due popoli, ma due civiltà vere e proprie, che sono anche quelle alla base del primo, che raccontano in generale il percorso di Paul Atreides verso il carattere messianico della sua figura finale al termine del primo libro di Herbert. È Herbert, no? Sì. È Villeneuve che decide di adattare il primo romanzo in due film, diversamente da come fece o venne fatto fare a David Lynch ai tempi. Quello che fa nella seconda parte di Dune è, come dire, cercare di riannodare i pezzi di una mitologia che il primo film soltanto abbozzava,
quindi il tentativo di compattare veramente tantissime cose in un regime di racconto che invece era quasi, quasi dedito alla privazione nel primo film, quindi improvvisamente un film che accumula tante cose. E allo stesso tempo lavorare su queste dinamiche su dinamiche di questo tipo, e allo stesso tempo sull'ambiguità che lo spettatore deve provare nei confronti di Paul Atreides, uno Chalamet sempre meno credibile, purtroppo per lui e per noi, nella parte del protagonista, che diciamo non è tanto la fisionomia sbagliata, perché è normale che Paul Atreides sia. Così, come dire, efebbico rispetto ai Fremen, Kyle MacLachlan diciamo si addiceva altrettanto a questo ruolo, ma è proprio il fatto che ho sincera difficoltà a capire come Villeneuve dirige gli attori. Mi sembra che prenda tutti i piani di reazione sbagliati. È in un film che fa dell'epica il suo tratto distintivo, e quindi anche la. Villeneuve sa bene che con l'epica uno poi può permettersi dei momenti di estrema sintesi, di pura enfasi, insomma, delle modalità narrative che diciamo diventano quasi sperimentali a un certo punto, perché tu davvero finisci per raccontare i risultati di una storia tramite i semplici primi piani dei personaggi. Ecco, questa grande consapevolezza. Si abbatte rovinosamente sulla, secondo me, discreta incapacità di dirigere gli attori, o quantomeno di metterli a livello di montaggio in una scena. Ho sempre un problema come se qualcosa mi stonasse nel modo in cui Villeneuve in Dune 2, perché Dune 1 mi era piaciuto di più, monti assieme le scene. Le parti degli Harkonnen sono troppo più belle del resto, e al film questo non fa bene. Lascio pure a voi la parola, forse Simone ha da dire al riguardo di questa necessità del film. No, io non l'ho visto, però ascolto Simone perché avrei un paio di dubbi da spettatore che deve recarsi in sala a Ok, vedere Dune. vai Sì. Timo. Tanto avrai tempo, Paolo, rimarrà per giorni ancora, immagino. Comunque, io sono molto d'accordo con quello che dice Marco. Secondo me il problema fondamentale della seconda parte è che non sia quadrato come lo era il primo, nel senso, nel primo la sensazione che mi restituiva era che l'epica fosse veicolata da questa regia, insomma, di ampio respiro, dal modo in cui gestisse la scala degli oggetti, quindi tutte quelle navi che partivano e atterravano con questo peso molto accentuato, eccetera, restituiva un racconto che era epico, ma che nei contenuti alla fine era molto intimo, perché nonostante si trattasse di guerre commerciali, potremmo dire, appunto, per il controllo della spezia su Arrakis, alla fine la maggior parte delle scene non enfatizzava questo aspetto epico, diciamo, neanche la scena dell'attacco degli Harkonnen al palazzo su Arrakis, per dire. Ricordo molti silenzi, poi certo, vabbè, c'è il contrappunto zimmeriano che è immancabile e quello ormai è un marchio di fabbrica. Però anche lì c'era insomma questa ambiguità che secondo me funzionava molto bene anche rispetto al fatto che comunque molte delle scene riprese in campo lungo facevano vedere questa sabbia, questo deserto che inghiottiva tutti i personaggi, quindi restituiva questa sensazione che alla fine la cosa importante non sono i personaggi che abitano l'ambiente, ma è l'ambiente stesso, quindi comunque c'è questa sorta di inutilità dei personaggi, no? Invece nel secondo film, nella seconda parte, dovendo ritracciare un po' tutta la storia epica di questa guerra santa che poi verrà effettuata da Paul e seguirà le sue visioni, secondo me si va a perdere quell'ambiguità, ma si perde già dall'inizio del film, per esempio, quando Paul piano piano inizia ad acquisire consapevolezza delle sue visioni e quindi al contrario di esserne attratto e di sentirsi trascinato da esse come nel primo, come scriveva Marco su FinTV, ricordo molto bene, qui in realtà va molto nella loro direzione e quello è il momento in cui non lo fa, è solamente un momento in cui lui effettivamente capisce che tutto ciò porta a morte e distruzione e quindi sempre consapevolmente
cerca di evitarlo, però alla fine il peso degli eventi, eccetera, il destino lo porta a doverlo fare. Quindi secondo me non è riuscito a traslare quella stessa ambiguità del primo qui, e in questo senso l'ho trovato molto meno centrato del primo e anche molto meno ambiguo. Mi ricordo anche io e Marco parlammo, per esempio, delle scene finali a tal proposito, e anche lì in questa seconda parte non si capisce bene dove voglio andare a parare rispetto al modo in cui lo spettatore si identifica ed empatizza con la figura di Paul. E questo secondo me è uno dei grandi difetti. L'altro grosso difetto, come diceva Marco, è che ci sono delle scene molto più importanti di altre, molto più belle di altre, come quella su JD Prime fatta con gli infrarossi, rispetto a scene magari più intime, come possono essere quelle tra Paul e Chani. Però dall'altro lato un punto a favore che riesco ad attribuirgli è proprio quest'idea di questa figura messianica negativa che ricorda un po', appunto, senza fare strani paragoni qualitativi, Star Wars 3, La vendetta dei Sith, senza però traslarne quello che era il destino inevitabile di Anakin Skywalker, e che forse qui avrebbe aiutato, insomma, il film ad avere una sorta di sguardo personale come l'aveva la parte 1. Questo è, secondo me, il sunto del mio pensiero. Poi, per quanto riguarda i singoli elementi all'interno del film, ci sono state delle modifiche rispetto alla prima parte che non ho gradito, tipo Stilgad che diventa la cosiddetta linea comica, quando in realtà nel primo film era comunque un personaggio abbastanza serio, e anche, secondo me, c'è non tantissima coesione in alcuni punti, perché ci sono delle informazioni lanciate un po' per aria, tipo l'utilizzo dei missili nucleari o il ritorno di Gurney dei morti, spoiler. E quindi sì, secondo me anche questo è un altro difetto che gli posso imputare, però sul resto sono completamente d'accordo con quanto detto da Marco. Va chiarito appunto il fattore ambiguità, perché diciamo, quando dici non c'è ambiguità e poi dici è un messia negativo, in realtà già è un po' paradossale. Quindi detto così sembra che questa ambiguità c'è. Secondo me non è che non c'è, ma c'è in una maniera, cioè è troppo spezzata la doppia faccia di Paul, nel senso che innanzitutto è difficile tecnicamente identificarsi, proprio perché c'è un problema proprio di regia di Chalamet. Ci sono dei piani di reazione in cui sembra che sia appena svegliato, io ero un po' sconcertato, ma in generale c'è il discorso che il film incoraggia la storia d'amore con Zendaya, ma non hanno neanche grande feeling i due attori, quindi ci sono tanti problemi. Però una volta che uno dovrebbe appassionarsi a questa storia d'amore, dopodiché non c'è più appunto il fattore attrattivo graduale del primo film, ma lui beve l'acqua della vita presa dal Vermone e diventa cosciente le sue visioni in una maniera improvvisamente netta. Dopo che l'eventuale confusione del primo film non era comunque rientrata all'inizio del secondo film, proprio perché Villeneuve doveva fare 7.000 altre cose, tra cui, per esempio, fargli fare le prove di coraggio perché diventi un Le prove Fremen. del deserto. Esatto. Per cui, alla fine, lui come diventa ambiguo? Diventa ambiguo con un semplice switch, quasi come un interruttore, beve quest'acqua, diventa cosciente delle sue visioni, diventa ancora più convinto della sua missione messianica, si può sentire missione messianica, vabbè, e questo lo porta ad allontanarsi da Zendaya, perché a quel punto deve trovare il compromesso fra Fremen, che ormai gli credono come una divinità, e imperatore, no? Cioè comunque il re del mondo. Del mondo reale, non so come chiamarlo. Per cui, in questo compromesso, molto semplicemente lui deve sposare la Florence Pugh, trasformarla nella sua regina. Chiaramente questo comporta che al più grande trionfo, diciamo, diplomatico,
Vabbè, c'è un duello, però facciamo che è diplomatico. Al grande trionfo unificatore di queste due dimensioni corrisponde una rottura nell'intimità fra Paul e Chani, e quindi inevitabilmente l'ambiguità è data da questo. Però non è così ambiguo, perché realmente lui diventa una figura negativa. E questa cosa è difficile da gestire, molto semplicemente, perché una volta che uno guarda quel duello, forse è una cosa positiva che non sa da che parte mettersi, cioè, però ne va proprio della grammatica epica del film, cioè di per chi dobbiamo sospirare, per chi ci dobbiamo... no, da che parte dobbiamo stare, ma comunque in che modo poi i grandi motori attrattivi del film poi riescano a concretizzarsi. Quindi è come se non sapesse gestire Villeneuve queste complicazioni, so come dire. Mi dicevano giorni fa dalla regia che questo switch in realtà nel libro dura settimane, perché Paul beve quest'acqua della vita e poi dovrebbe essere, insomma, resuscitato, riportato al mondo cosciente, e tutto ciò succede comunque in un tempo abbastanza dilatato. Invece nel film succede circa nella stessa giornata, forse il giorno successivo. Questo switch è poi anche da un punto di vista visivo, secondo me, molto stanco. Cioè vediamo Paul che dall'avere i capelli davanti agli occhi se li sposta verso dietro, e gli stanno su tipo col gel, che sembra diventato appunto un cattivo dei manga, come diceva anche qualcuno. E quindi sì, secondo me quello switch proprio va a distruggere tutto quel lavoro che secondo me il film già faceva nella prima parte. Non mi ricordo se Paolo aveva detto che aveva delle domande da spettatore futuro. Prego. Sì. Vabbè, no, allora, quello che volevo chiedere in realtà è una domanda retorica, la cui risposta sarà sicuramente sì. O molto probabilmente un sì, ma comunque volevo chiedere, in base diciamo alle recenti uscite dei blockbuster degli ultimi tempi, no? Di vari Godzilla fresco, l'Oscar degli effetti speciali, Avatar l'anno scorso, due anni fa, non ricordo, l'anno scorso mi sembra, lo stesso Dune di Villeneuve, lo stesso Blade Runner di Villeneuve, che poi improvvisamente si è dato da regista, è diventato un costruttore di mondi e basta, di world building, e non che il regista non possa esserlo, o che non sia anche questo, anzi, però credo che Villeneuve, non ho visto Dune 2, sia chiaro, credo che Villeneuve abbia un po' il problema che attanaglia gran parte degli scrittori cyberpunk, fantasy, diciamo dell'horror grotteschi, un po' come Lovecraft, per dire, ovvero che siano dei grandissimi costruttori di mondi, degli enormi costruttori di mondi, dei giganteschi costruttori di mondi, e potrei andare così avanti fino a quando non si esauriscono i sinonimi, però abbiano non delle difficoltà, perché poi delle difficoltà vere e proprie non ci sono, ma che stentino. Diciamo che il talento nel world building non è alla pari del talento nella narrazione, che sono due cose totalmente separate. Lo vedevamo con Blade Runner 2049, con Dune 1 e, andando a quello che dite, anche in Dune 2. Quindi quello che volevo dire è Dune, da questo punto di vista, è un film che che può permettersi anche di essere più ingenuo in fase di sceneggiatura, in fase di scrittura, come lo è stato anche Avatar 2, tra l'altro, in favore di un'esperienza cinematografica a tutto campo. Il fatto che comunque sia stato girato questo blockbuster, che si ascriva perfettamente al club dei film da vedere solo ed esclusivamente in sala per poterne, non lo so, assaggiare l'essenza, no? Il fatto di avere questo super campo del Dolby Surround, e in questo credo che anche le musiche di Hans Zimmer servano, svolgono il proprio ruolo, lasciano un po' chiudere un occhiolino anche su qualche ingenuità
di sceneggiatura, cioè nel senso, credete che il film sia stato pensato solo ed esclusivamente per questo, per l'effetto visivo, per lo stupore generale, oppure anche per avere una parvenza di narrazione, ad essere un film, diciamo, dalla sceneggiatura di ferro, ecco. Sì, indubbiamente è un blockbuster che pensa soprattutto al lato visivo, ma più che visivo anche molto semplicemente produttivo, di adattamento di quel mondo proprio delineato da Herbert, quindi cerca insomma di riportare un mondo dentro il cinema, che è qualcosa che, come dicevi anche tu altre volte, stanno cercando di fare molti blockbuster moderni, anche Avatar 2, che va a ripescare insomma tutto il primo Avatar e lo riadatta un poco, perché alla fine è una specie di reboot, remake del primo con qualche aggiunta, e quindi sì, sicuramente l'operazione del basarsi più su questo lato è operata a tavolino. Sul fatto che sia operata a tavolino una decisione di lasciar stare in parte una sceneggiatura che possa essere, diciamo, stretta nel modo in cui viene raccontata, una sceneggiatura che abbia poche sbavature, potremmo dire, non sono sicuro, perché comunque si tratta dell'approccio di Villeneuve a un'opera che è mastodontica, e anche il modo in cui poi lui sul finale riprende, da quello che ho capito, perché ammetto candidamente che i libri non li ho letti, ho carpito informazioni da chi li ha letti e in generale da internet, lui alla fine riprende Dune Messia, che è il terzo libro, perché voleva rendere appunto più netto, e qui torniamo a quello che diciamo io e Marco, questo passaggio di Paul, cioè questo essere appunto un genocida, cosa che a quanto pare nel primo libro di Herbert non veniva effettivamente chiarito, cioè rimaneva un po' sotto traccia, poteva essere capito, però comunque non era forse così netto come avrebbe voluto Herbert stesso, appunto. Quindi sì, diciamo che in parte sono d'accordo e in parte no, però forse possiamo ben sperare sul fatto che in ogni caso si dia molto risalto a questo spettacolo al cinema, che forse da un po' di tempo mancava da un punto di vista di blockbuster, e quindi insomma io un pollice in su glielo do, a prescindere, cioè per me è un film che comunque ha i suoi meriti, sono forse un po' più entusiasta di Marco, diciamo, però ho comunque preferito il primo di gran lunga. Sì, io dico che in realtà io credo che Villeneuve cerchi sempre di concettualizzare i suoi macro concetti tipici del blockbuster, e quindi in realtà ci tenga a una dimensione di scrittura rispetto a film come Avatar 2. Cioè, secondo me non hanno difetti così assimilabili Avatar 2 e Blade Runner 2049, per dire. E credo che Villeneuve tenga molto a guardare diciamo il lato oscuro di questi meccanismi di racconto epico magniloquente. Credo che non sia sempre bravo a farlo, e quindi è un problema molto specifico di Villeneuve. Lo avvicinerei molto più a Nolan che non a Cameron. Infatti volevo citare anche Oppenheimer. Sì. No, Oppenheimer direi proprio di sì. Oppenheimer è un tentativo di fare un film teorema con lo spettacolo. Quindi è tutta una sorta di miscela incestuosa. Credo che Villeneuve sia più da mettersi quell'ambito, e quindi può più o meno suggestionare, però sì, è questa attualmente, cioè mi sembra che sia questo per ora il bilancio, no, del blockbuster elevato. Sembra un po' che stia, vabbè, poi questa qui, poi brevemente poi stacco e magari ci dedichiamo uno special tra qualche tempo, perché sembra un po' che stiano ritornando le teorie di Shion sul suono, l'audio spettatore, sul supercampo e tutte queste robe qua, no? Perché anche Nolan con Oppenheimer, nella sequenza della bomba in cui il suono al cinema fa quell'effetto lì che non può farlo in uno schermo televisivo a casa, per quanto grande possa essere,
Così facevo lo stesso Dune 1 con le musiche di Hans Zimmer, con il linguaggio, non ricordo manco il nome della razza, so quel linguaggio molto simile alle musiche di Hans Zimmer, quei suoni gutturali, diciamo. E quindi sembra un po' che i blockbuster contemporanei stiano abbracciando questa dimensione qui, iper spettacolarizzante, per sopperire, chiaramente, per sopperire, per far sì che la gente vada al cinema e non li veda a casa, diciamo, per farsi preferire di essere visti al cinema anziché sì. a casa. C'è certamente questa componente fetish, ricordiamoci Nolan che dice qual è il posto ideale per guardare Oppenheimer, però ecco, secondo me se c'è un ritorno di Shion dal suo supercampo è una sua versione feticista, perché ho la sensazione che in realtà ci sia un sacrificare il montaggio spesso, cioè molte mie difficoltà sia con Oppenheimer che con Villeneuve stanno proprio nel montaggio, e Sean parlava del suono come elemento che spazializza l'immagine e quindi che dà ulteriori possibilità all'immagine di essere montata e di creare spettacolo. Io credo che non sempre questi registi siano molto, cioè io trovo per esempio che in Dune parte 2 certamente la sequenza del duello degli Harkonnen che è con come si chiama, Butler, che deve uccidere i tre Atreides drogati, in realtà uno non è drogato, quella è una bella scena anche nel senso del suono che viene creato, perché c'è un'arena, uno scontro ufficiale e poi c'è uno scontro privato e nascosto che è dato dai primi piani di Butler, del capo degli Harkonnen, e di Lea Seydoux che è dall'altra parte, quindi si va a creare una triangolazione di primi piani da contrapporre all'arena e al conflitto generale, e lì il suono è davvero importante perché tra l'altro l'arena è un triangolo. L'arena è un triangolo, è tutto in questo caso è molto ben concettualizzato e molto ben applicate appunto le idee di Shion, non so come si pronuncia, vabbè, è del suono che vettorializza e dà direzione alle scene su disegni anche non chiari, anche complessi, eccetera. Però spesso appunto mi sembra che Villeneuve e Nolan vogliono trasformare troppo questo discorso in un concetto e trasformarlo in un argomento, e credo che a quel punto facciano il semplice errore di feticistizzarlo. Però questa è un po' una mia idea. Credo che si applichi meglio a Cameron, comunque, da quella teoria di cui parli tu e di cui abbiamo parlato qualche altra volta. Sì, indubbiamente dobbiamo parlarne più ampiamente. Anche un film che non ci azzecca nulla con quelli di cui abbiamo parlato in puntata, credo si possa tranquillamente inserire nel discorso, come la zona di interesse di Glazer, che col suo uno fa i lavori assurdi. Certo, chiaro, voglia la fuori campo, direi di campo si parla sempre in tutti i sensi, quindi.